Ciao Survivor, oggi andiamo a fare un altro unboxing contest di un paio di Nunchaku che ho comprato su Amazon. Visto che tantissimi nei video dei tutorial mi avete chiesto dei consigli su quale Nunchaku comprare, ecco, ne ho comprati un paio, di cui vi lascerò il link in descrizione, e vediamo un po' come sono. Allora, li apro adesso. Se trovo da dove si aprono. Ok, la parte più difficile è capire come cavolo si aprono. Ce l'abbiamo fatta. Ah, sono in pratica imbustati in maniera separata. Allora, di questa tipologia si possono scegliere vari accostamenti di colori. Si può scegliere nero e nero, nero e blu, nero e giallo, nero e rosso e altri colori, mi sembra. Comunque lo vedete nel link. Io li ho scelti nero e blu. Uno nero perché così faccio la coppia con l'altro nero e blu perché mi piace il blu. Essendo sostanzialmente uguali, ne proverò solo uno, il blu, che vado ad aprire. E vediamo subito come sono fatti. Allora, l'impugnatura qui è arrivata di quello blu un po' rovinata. Non so se si riesce a vedere. Probabilmente è stato sotto un peso per un po' di tempo. L'altro è messo bene. Sono made in Cina e hanno una serigrafia di Bruce Lee dorata. Sono abbastanza leggeri. Sono abbastanza leggeri. Hanno l'anima in plastica dura, rivestimento in gomma e schiuma, quindi sono buoni per l'allenamento. E hanno una lunghezza per bastone di 30 centimetri. Quindi come lunghezza ci siamo. E invece come catena abbiamo circa 15-16 cm di catena. Quindi come misure ci siamo giusti. Questi hanno un prezzo veramente molto accessibile, sono proprio un Nunchaku da allenamento. Vediamo il grip com'è. Ah, sento qui sulla schiuma la deformazione, spero che si ripristini con la forma originale perché lo sento un fastidio alla mano, però sono abbastanza comodi però nell'utilizzo. Adesso sono nuovi, quindi bisogna farci un po' la mano, capire un attimo il peso, però non sono male. Forse mancano un po' di grip, di presa, però presumo perché siano ancora nuovi. Vediamo, sono anche molto leggeri, devo dire. Vediamo se fanno male. Diciamo che la botta si sente, però non è dolorosa, quindi per l'allenamento sia di grandi che di bambini va più che bene. Almeno su quadricipite non si sente tanto dolore, magari in punti un po' più sensibili o in faccia il male lo senti. Però ecco, per l'allenamento direi che vanno abbastanza bene. Sì. Quindi potreste anche comprarli per iniziare ad allenarvi con i Nunchaku. Non apro anche quelli neri perché sostanzialmente sono uguali. Vedo subito da qui che non hanno nessun tipo di problema o di segni sulla schiuma. E quindi, visto che ci sono questi segni, direi che un ottimo consiglio può essere non tenerli sotto dei pesi perché si possono deformare. Chissà se a questo punto davvero ritornerà mai come con la forma originale, però fanno tendenza, dai, non sono male. Quindi, se volete incominciare ad allenarvi, questi potrebbero essere una buona idea di acquisto. Alla prossima!